Lo si fa dai tempi di Woodstock e ancora oggi in tutti i locali, in tutti i festival, in tutti i concerti, la prima cosa è questa. Sa, sa, prova, prova. Soundjack, sigla. la televisione ma accendi la tv, E segui Soundjack il programma con Mattia pranzo, nel back con te c'è Jack Knight blues, ti dice prendi il tuo strumento e fai parlare quelle casse. La concentrazione di ogni band, dalle special guest, ai gruppi di apertura che riprovano nel back, i Jack nei frigoban, ma che verranno dopo? Adesso i loro fan li stanno acclamando in coro. Soundjack è il programma sulla TV, W, guarda soundjack con Jack Knight Blues. Benvenuti alla prima puntata di SoundJack, il programma che si occupa di tutto quello che sta dietro le quinte, dietro i mixer, dietro i fonici, dietro gli artisti. E beh sì, ci siamo noi. E allora se non l'avete ancora fatto, la prima cosa da fare è andare su Facebook, cercare facebook.com slash la televisione web, cercare la puntata di SoundJack e vederla oppure... Cliccare mi piace ancora prima, sì perché stiamo ascoltando voi per i vostri feedback, i vostri primi consigli e se siete musicisti non dovete fare altro che scriverci perché la prima cosa che faremo sarà entrare nelle vostre sale prove. Allora, proprio di sale prove parliamo, sì perché c'è una persona che si occupa di dare la possibilità a, ai musicisti di provare in maniera uh, grande, su larga scala, sì perché sono tante le sale prove di Gianluca De Palo. Allora andiamo a scoprire, andiamo a scoprire da vicino Studio Groove di cosa si occupano e chi è Gianluca De Palo. Io sono Gianluca De Palo di Studio Groove, eh, offro sale prova per i musicisti ad affitto mensile e a slot e nelle nostre sedi offriamo anche tantissimi altri servizi, quali una scuola di musica. Ma, semplicemente io sono ehm, quello che si occupa di offrire un posto per i musicisti dove possono realizzare i propri sogni, lavorare i propri progetti. Ecco. Studio Groove, eh, mi piaceva l'idea del groove, che è un concetto importantissimo eh, nella musica, perché se manca il groove, eh, come ben sai, manca, manca tanto e quindi partivo da quell'elemento fondamentale eh, per, eh, per chiamare appunto il progetto che avevo in mente. Non avevo nessuna intenzione di fare l'imprenditore, volevo un posto dove suonare. E quindi ho iniziato a realizzarmi la, la prima sala. Poi di conseguenza ho capito e percepito che poteva essere, fatto bene come cerco di farlo ogni giorno, un buon servizio a supporto di quello che le band devono svolgere come lavoro per realizzare i propri dischi, per realizzare i propri live, per montarli insomma. Nelle mie sale prova uh, ce ne sono una quarantina di bende e una quindicina di singoli. Sono felice quando li sento lavorare e mi sento in piccola parte uh, di, di farne parte, ovviamente, anche io uh, di, di far parte di quello che è il loro lavoro, quello che stanno cercando di realizzare, perlomeno con il supporto che, che gli do ogni giorno. Ogni situazione è diversa, quando, soprattutto quando si va a suonare live, però eh, proprio per la formula che io offro ai musicisti, che è quella dell'affitto mensile, qui si ha l'opportunità di eh, sviluppare e creare il proprio suono personale, perché io metto a disposizione delle sale, ma di fatto la strumentazione è loro e quindi eh, regolano, eh, aggiustano, ehm, ovviamente poi devono apportare piccole modifiche anche quando si recano live o anche quando suonano in studio, però di base iniziano a sviluppare quello che hanno in testa, quello che è il loro sound, quello che si sono immaginato, quello che è, cercano di riprodurre, magari anche un po' scopiazzando eh, gli artisti che, che, stanno, che gli stanno più a cuore. Il volume, eh, se parliamo di percentuale, eh, all'interno della mia vita è importantissimo sia nell'ambito lavorativo ma ancora prima per quello che riguarda il cuore per quello che riguarda la passione è nato tutto da lì e come, come spesso accade in tutte le cose che poi diventano importanti quando ci metti il cuore credo eh, insomma è la, è la cosa migliore che puoi fare soprattutto quando inizi potete trovarci sul nostro sito che è www. Studiogroove.it, eh, dove trovate tutte le informazioni a nostro riguardo, la nostra sede è qui in Largo Brugnatelli 13 6 a Bucinasco. Collegate poi al sito, troverete tutte le informazioni. Non offriamo soltanto sale e prova, ma 5 anni a questa parte anche studio di registrazione, montaggio video, uno studio fotografico e anche un set-apparo, eh, un liuteaio diciamo, tra virgolette. E la prima cosa, la più importante ancora prima di attaccare il cavo jack e sintonizzare bene i volumi è sicuramente quella di avere uno strumento preparato, avere uno strumento accordato, avere uno strumento che suona bene. E sì, non parliamo solo dei batteristi e del bassista, non parliamo solo dei cantanti dove basta mettersi una sciarpa e ripetere a memoria la canzone, no, parliamo dei chitarristi, sì perché i chitarristi sono sicuramente i più feticisti del palco, sono quelli che devono andare in sala prove un po' prima, un po' prima per... A provare i loro suoni, quelli malati, un sacco di pedalini. Ma alcuni di loro hanno esigenze diverse, sì. Alcuni di loro hanno bisogno del manico più snello, di una corda più veloce, hanno bisogno di un pick up diverso. E allora andiamo entriamo in questo mondo un attimo, entriamo in questo backstage. Sound Jack va a chiedere a Maffo, che si occupa di questo, che cosa vogliono i chitarristi e come lui lo fa, come li accontenta. Sì, perché non è un lavoro facile quello di Maffo. Andiamo a vederlo insieme. Allora, questo lavoro più o meno lo faccio da. Chiamiamolo lavoro, eh, perché poi in realtà per me è solo una passione. Una decina d'anni. Sono un chitarrista, suono da più di 30 anni e, e la passione è nata proprio da, da lì. Nel senso, ho iniziato a, a sistemare le mie chitarre, visto che ne avevo già tante qualche anno fa. Sistemarle sempre al meglio, regolarle bene, regolare le ottave finché non sono arrivato qua. E il mio lavoro come funziona? Vengono qua i ragazzi e mi dicono: Vorrei una chitarra che suona bene, morbidissima, veloce. E allora piano piano sistemiamo l'action, sistemiamo magari, raddrizziamo un manico, verifichiamo l'accordatura della chitarra in termini di ottave, di. di, di e poi facciamo delle regolazioni magari sul capotasto, sulle meccaniche per renderlo un pochino più stabile. Sound check per me è sinonimo di precisione in termini di orario perché spessissimo non succede che i musicisti siano precisi in quel senso, poi bisogna fare le cose veloci ma non con fretta, quindi fate bene, bisogna sentire il più velocemente possibile, devi creare una situazione che sia adatta al live quindi non è facile è un po una, una, un po come giocare ai dadi però poi con un po' di esperienza con le, giu, le giuste mosse si riesce a fare una cosa per bene rassicurarsi capire se tutto è a posto tutto, tutti i riferimenti sono giusti anche noi siamo un pochino così balordelli e, e, e il fonico se ci deve saper fare deve tenere alle redini un po' il chitarrista che vuole alzare sempre il volume mi ricordo un sound check con l'arsen <ride> Mi voleva aggiungere la barbaro sulla chitarra, il reverbero, e mi ricordo la velocità con cui l'ha fatto e la qualità del soundcheck, sì, sì. Consiglio, consiglio è quello di, di suonare con, sempre con il cuore, usare sì il cervello, ma, ma tanta anima perché è importante. Mh, il mio sito www.maffosguitars.it, lì ci sono tutte le chitarre, c'è l'indirizzo del laboratorio e il mio numero di telefono. E dopo aver visto un muffo, e quanto è importante eh, sistemare le chitarre, prepararle per un live e stare dietro anche agli accorgimenti dei chitarristi che ci toffano alla sua porta per chiedere delle personalizzazioni, andiamo a vedere invece quanto è importante la figura del fonico, il fonico che è quello eh, diciamo che gestisce il soundcheck di tutti, il soundcheck è quello che si fa ogni volta nei locali poco prima che il locale apra, e eh sì perché c'è questa tradizione che è quella che accompagna tutti i musicisti prima di ogni live, poco prima che il le apre quando sono più o meno le 6, le 6 e mezza, le 7 al massimo il fonico alza i volumi, sistema le casse, i microfoni sulle casse e dice ai ragazzi: Mi sentite? Ok, la prima cosa che si fa è la gran cassa, batteria, boom. E allora andiamo a scoprire Larsen Premoli della Reclub Studio, come lavora e come ha lavorato in questi anni, adesso che il fonico lo fa di lavoro. Uh, ciao, io sono Larsen Premoli. Uh, nasco come musicista, uh, dopodiché la mia vita si è volsa più nella parte del recording e della produzione, quindi ormai da una decina d'anni mi occupo di sound engineering e mettendo insieme diciamo, questi due aspetti ormai mi dedico prettamente alla produzione discografica. Nella fattispecie qua a Rec Club Studio, uh, di cui questa è la sala di ripresa in cui ci troviamo ora. Diciamo che ovviamente per me il soundcheck è un aspetto più tecnico e meno emotivo, nel senso che di solito mi trovo dall'altra parte della barricata, non tanto sul palco. Uh, è bello vedere come lo affrontano le persone, in modi diversi, nel senso che spesso per alcuni è un momento di tragedia, per qualcuno è un momento di. Presa delle misure dello spazio in cui ci si trova, per quel che mi riguarda, la cosa più importante è mettere a proprio agio chi si trova sul palco in quel momento in maniera tale che possa esprimere al meglio quelle che sono le proprie vellità artistiche in una condizione tecnica il più comodo possibile. Ecco. Secondo me bisogna scindere in, in due figure diverse eh, di chi si occupa del sound check, nel senso che la figura del fonico generico. È quella che si deve occupare di far funzionare la giostra. Uh, quindi, da un lato, si deve mettere nel, nell'ottica di chi c'è sul palco in quel momento, capire in 448 quali sono le esigenze. E poi io spero sempre che ci sia anche un'attenzione un pochino più artistica, oltre che alla precisione tecnica dello svolgere bene il compitino, quindi capire che se sul palco hai una band che fa blues non gli fai l'attitude del sound per una band che fa heavy metal e viceversa. Uh, L'altra figura, che è quella di cui mi occupo un pochino più direttamente, è quella invece del fonico che segue un progetto musicale. Quindi a quel punto tu conosci perfettamente lo spettacolo, sai quali sono le esigenze degli artisti. Nella fattispecie generica, ma anche in ogni singolo momento dello show, e a quel punto diventi un po' un musicista che fa parte del della band, nel senso che tu ti stai occupando di trasmettere quello che fanno gli artisti in quel momento a tutti quelli che stanno giù dal palco. E così il nostro giro all'interno di sala prove, poi Maffo Guitars e Larsen Premoli con il suo Reclub Studio, termina qui oggi, abbiamo visto da vicino queste figure importantissime, lì dove inizia tutto quanto da una sala prove, continua con la personalizzazione e la customizzazione delle chitarre con Maffo e finisce in studio con il Fonico Larsen, Direi che per oggi è tutto e ci vediamo nella prossima puntata di Soundjack. Se non l'avete ancora fatto dovete andare su Facebook e cercarci, soundjack, facebook.com slash la televisione sul web e andare a cercare i nostri video. E vi aspettiamo, vi aspettiamo perché Soundjack non finisce qui. Pegni la televisione, ma accendi la TV. E segui Sound Jack il programma con Mattia a pranzo. Nel back con te c'è Jack plus, Ti dice: prendi il tuo strumento e fai parlare quelle casse. La concentrazione di ogni band, dalle special guest ai gruppi di apertura che riprovano nel back. I Jack nei frigoriferi, ma che verranno dopo. Adesso i loro fan li stanno acclamando in coro. Sound Jack il programma sulla TV W. Guarda Jack, con Jack Jack Night Blues yeah.